Di Servone, Vincenzo Capaldi, al quale rivolgiamo una domanda fondamentale in questo torneo: come pensavate di vincere con questo sponsor? Con questo sponsor non penso niente. Dovevamo abbinarci un altro sponsor, maglietta nera, dei Ricchi & Vissi, la valutazione anche la parte finale, le casse tutte in legno di rovere. Da Servone è tutto, a voi le conclusioni, grazie. Tiago, non dare fastidio, Tiago. Perché ci faccio tal tipo? Guarda. Quant'è? Ma sono bilancini. No, non mi mettere. Grazie. Le squadre vanno a prendere un tè caldo. Guardiamo la cornice di pubblico. Si riprende. Goldinho. Vai Giova, vai Giova! Vai Giova! Vai Giova! Mi mangia il tuo gelato. Felice cambia. Signore, quanto manca? Tanto. Signore, quanto manca? Attenzione. Arbitro! Pardigno! Michele, quanto manca? E dai, dai, forza! Buona domenica. Sempre dal campo sportivo di Servone, questa volta abbiamo qui con noi il famoso capitano della Felignanese, Vacinzi Daniele, al quale vogliamo rivolgere una domanda che insomma è rimbalzata molto frequentemente sui social, e cioè: ma lei veramente credeva di poter fare una prestazione convincente oggi?
Beh, veramente non ci credevo nemmeno io, però avendo lavorato duramente in questi mesi, nonostante il lockdown, ho fatto veramente del lavoro duro in palestra, a casa, tutto a Pirosano, e poi quando abbiamo ripreso gli allenamenti ero tirato a lucido, quindi la prestazione poi sul campo si è vista. Ovviamente noi non ci crediamo, chiediamo al fratello qui presente, ma giusto per dare conferma. Ma guardi, purtroppo io non ero presente durante gli allenamenti di mio fratello, però i risultati sul campo sono stati altalenanti, diciamo così, però si è difeso, nonostante l'età. Ecco, come volevasi dimostrare, il dubbio dei spettatori è stato ampiamente confermato anche dalle parole del fratello. Da voi è tutto, un bacione. Oddio! È stato un caso prima! Col pallone più Maurizio, lo sai che se entrava siamo a me? Illusione del gol! Recupera, Pigetti, Pigetti! Ma cosa ho pure in pezzo? Ce la vendiamo! Colpa del comune! Stefano, che sei? Arriva! Oh, faccia mia, bello! Ma lì una bomba, qualcosa, che te sei? Maurizio, oh, ma le portiere a dove sto? Non ti rapire! Bravo! Grande Andrea! Grande Andrea! Vai, andiamo larga! C'è la smezzata! Uomo, stai! Voglio dentro! Oh, ciao, stai, giro! Partita molto combattuta. Qui si gioca la seconda finalista, palla sulle traverse. Vai Paolo! Palla dai! Vogliamo Madonia in campo! Entra Madonia con la numero 4. Guardate che falcata, che classe! Giro palla, prima palla, primo tocco di Madonia. Michele, ti sposti che sennò non vedo più niente. Fede il fischietto, che colore è? Palla. Ma fischia? No. Adesso veramente ci sta fa questo, non lo sa, cioè. E ti pagano pure. Pure! Ma fischia se fischietta, fai le prova. Ce l'hai l'arco, Nica?
No, è Gabriele. Ah, è Gabriele. Buona. Cambio campo. Madonia in deficit d'ossigeno, chiede il cambio. Esce tra gli applausi. Bravo Giovanni! Bravo! Fuele! Spallo, ma zero! Un'intervista a caldo. Sì, penso che di aver deciso qual è la strada del mio futuro. Mi darò la cinematografia full time. Bene. Gli pallone non è per me. Ah, peccato, una carriera strandata sul nascere. C'ero quasi. Una missione di scarsità. Però dai, apprezziamo l'impegno. Però abbiamo fatto dei bei disegni. Da ammirare. Della Champions. Servone. 5 minuti. Guarda l'ingegno. È pigliato dietro, bravissimo. Bravo, Riga. Che ci arriviamo sotto porta, una bella puntata sotto porta. Maurizio, ma un quarto minuto, guardate dietro, Bravi tutti, dei tappani che sorteggia. Campioni. Complimenti. Come si sente dopo questa prestazione? Ah, faticato, ma contento per aver regalato al mio pubblico. A chi dedica questi gol? Ai miei suoceri, al mio nipotino, al mio grandissimo fratello Giovanni dall'Olanda, che porto sempre nel cuore. Parteciperà anche alla prossima edizione del torneo.
di Santana. Sicuramente, sicuramente, non mancherò, non mancherò. Va benissimo. Ci vediamo l'anno prossimo, ragazzi. La linea allo studio. Che è Maurizio?